Ministro, sarò sobrio nella mia dichiarazione di voto per cui chiediamo la sfiducia e lo farò mordendomi la lingua per due ragioni. Primo, perché ho rispetto per il suo ruolo istituzionale di Ministro. Secondo, perché sono orgoglioso di avere rispetto per suo essere donna. Vi chiediamo questa sfiducia. Ragioni di metodo e ragioni di merito, per cui noi chiediamo che lei in quanto tale sia sfiduciato dal ruolo che ricopre. Ripeto, con tutto il rispetto che abbiamo verso la sua persona. Ma lei ha commesso innanzitutto un imbroglio gravissimo nel momento in cui ha affermato il falso mentendo sapendo di mentire. Immaginavo che, come al solito in quest'Aula, appena qualcuno si permette di andare in modo contrario da quel che la sua maggioranza deve approvare, leggo le sue parole, signor Ministro, rilasciato il 12 aprile, carta canta per quelli che, come le tre scimmiette, fanno finta di non sentire, non vedere e non ascoltare. Professor Fornero, lei il 12 aprile ha detto di aver ricevuto oggi i risultati dell'analisi compiuta dal lavoro tecnico e quindi di aver accertato che il numero di 65.000 è il numero esatto delle persone esodate e ha aggiunto: l'importo finanziario è pertanto adeguato a corrispondere a tutte le esigenze senza dover ricorrere a risorse aggiuntive. E poi altresì ha aggiunto che l'importo di 65.000 era il frutto di stime prudenziali che hanno reso possibile includere anche quanti successivamente introdotti da emendamenti parlamentari al decreto milleproroghe non erano compresi nella platea originariamente prevista. Questo non lo dice il qualunquista Di Pietro, lo dice il ministro Fornero nell'esercizio delle sue funzioni. Questa è carta canta. Perché lei aveva ricevuto in data antecedente a quando ha riferito essere 65.000 gli esodati, aveva ricevuto una relazione da parte della direzione dell'INPS che fissava in 392.200 gli esodati. Quindi lei sapeva prima che il dato da lei riferito era falso e ha riferito il falso. Un ministro in carica che nell'esercizio delle sue funzioni, che quinto deve essere creduto per ciò che afferma il falso, sapendo di affermare il falso, a nostro avviso non merita di fare il ministro. Questa è la ragione della sfiducia individuale che noi le poniamo. Un'altra delle ragioni della sfiducia individuale che noi le poniamo è molto più grave ancora, è la sua arroganza nel violare l'articolo 1 della Costituzione. Lei, non io, lei ha affermato che il lavoro non è un diritto. Noi riteniamo che non possa fare il ministro chi afferma che viola la Costituzione e chi afferma che il lavoro non è un diritto. Ma ancor più grave, noi riteniamo gravemente offensivo per gli italiani, per questo Parlamento, non solo questa affermazione, ma la successiva giustificazione che lei ha dato. Perché lei ha detto che voleva intendere che i giovani, per avere lavoro, devono fare sacrifici e avere coraggio. Ma signor Ministro, lei sa meglio di me, perché è più giovane di me, ma non è nata ieri, che ai nostri tempi chi aveva coraggio poteva saltare sul treno perché passava un treno, ma oggi non basta la meritocrazia, non basta il coraggio, perché non c'è un treno che passa e perché questo governo nel merito contribuisce, come i governi precedenti, e ho usato il plurale per non far torto a nessuno, a non dare un treno che passa. E qual è la ragione quindi che noi chiediamo la sua sfiducia individuale? Perché lei, con arroganza, con supponenza, ha inteso violare la Costituzione, ha inteso trattare per qualunquisti e per giustizialisti coloro che richiedono l'applicazione concreta della Costituzione. Noi, signor Ministro, chiediamo la sua sfiducia individuale, non per le politiche generali di governo, che sappiamo bene, c'è una maggioranza, c'è un'opposizione, ci confrontiamo nel merito, ma proprio per i suoi atti, i suoi comportamenti individuali, che non meritano di essere rappresentati il governo in quest'Aula. Lei, signor Ministro, il 9 maggio del 2012
ha detto testualmente: la riforma potrebbe incrementare il sommerso, ma è un rischio che dobbiamo correre. Un ministro in carica che riconosce che il suo provvedimento aumenta un atto illegale, il sommerso, è il grave delle cose che noi accusiamo a lei, signor ministro, con il rispetto che diamo al suo ruolo, con il rispetto al suo essere donna, ma viva Dio, noi riteniamo che lei non merita di rappresentare il governo, non merita di rappresentare il paese per questa determinazione che ha preso, con sobrietà, per l'amore di Dio. Ma questo che contestiamo. Quando poi, è come se lo facesse lui, questa aggrava la situazione, perché vede, ancora una volta, proprio per evitare che l'ufficiale della Corte dei Conti, che dice, la relazione ufficiale, andate a leggere, dice che non già l'articolo 18 crea occupazione e lavoro, che non già con l'articolo 18 si risolvono i problemi. E ricordo a tutti che già questo, aver tolto i diritti ai lavoratori, è un atto contro la Costituzione, e già questo dovrebbe imporre un ripensamento sull'azione complessiva di questo governo. Togliesse il reintegro obbligatorio per i licenziamenti illegittimi, cioè se si viola la legge non si deve più ripristinare quel diritto che c'era prima. Questo è un provvedimento incostituzionale, illegittimo, abnorme, per cui chiediamo che lei non rappresenti più il Paese. Lei ha previsto addirittura che per quanto riguarda le dimissioni in bianco, ricordi che le dimissioni in bianco vanno richieste, lo dico a lei donna, vanno richieste innanzitutto alle donne quando si devono sposare e quando devono avere figli. Lei ha richiesto l'inversione dell'ordine della prova, se non, per dimostrare che la firma è storta, mentre noi dicevamo che doveva essere d'ufficio. Lei ai contratti precari li ha lasciati così com'era e così come sono adesso, addirittura ridotto anche tutto ciò che riguarda la difesa sociale dei soggetti più deboli. Insomma, e conclusione, ragioni personali di comportamenti e di atti suoi impongono che lei lasci questo posto, ragioni politiche di merito sostanziale impongono che questo governo lasci al più presto il posto a un governo politico che si assume le responsabilità davanti ai cittadini sulle politiche che vuole fare, perché voglio dire agli amici che mi dicono qui bisogna fare una coalizione di governo, rispondo: per fare che cosa? Per difendere lo Stato sociale o per difendere le finanziarie? In quel caso noi non ci stiamo. Grazie, onorevole Di Pietro. Onorevole Muro. Grazie Presidente.